Francesco Afano, oggi verrà presentato al pubblico il polittico che vedete alle mie spalle, raffigurante la Madonna col Bambino, i Santi e gli Apostoli e il ricco di 28 riquadri. Si tratta di una pittura che fino a poco tempo fa era conservata nella chiesa francescana di Monte San Pietrangeli nell'entroterra fermano. Questa chiesa però è stata dichiarata inagibile purtroppo a causa del terremoto. Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha deciso di dare il proprio contributo, non solo per promuovere l'arte ma anche per dimostrare vicinanza e dare quindi un sostegno alle popolazioni appunto colpite dal sisma. Alla presentazione interverrà anche lo storico e critico d'arte Vittorio Sgarbi. L'arte e la solidarietà della Fondazione con le terre del sisma, tanti gli argomenti che oggi verranno affrontati alla Pinacoteca San Domenico che appunto apre le porte a questo polittico meraviglioso. Stiamo aprendo le porte proprio in questo momento per questa cerimonia di inaugurazione della mostra che ha detto il polittico di Monte San Pietrangeli. È presente anche il sindaco di Monte San Pietrangeli con una delegazione del suo comune e noi presentiamo questa bellissima opera. Direi un'opera eccezionale del 1500, primi anni del 1500, che è ospitata, era ospitata fino a pochi mesi fa, fino a un anno fa, in una chiesa di Monte San Pietrangeli. Purtroppo questa chiesa è stata fortemente danneggiata dal sisma, per cui è stata portata in un deposito e rimarrà chiusa e nessuno potrà vederla, penso, per molto tempo, fino a che la chiesa non sarà restaurata e messa in sicurezza. Abbiamo approfittato di questa occasione per anche per porre in evidenza e valorizzare queste opere d'arte che magari sono in posti che non rientrano nei circuiti turistici abituali. Quindi è a Fano per 40 giorni fino al 12 di novembre e la esponiamo in questa nostra Pinacoteca insieme a tantissime altre opere d'arte. È un'opera eccezionale. È una mostra, voi qualcuno può dire, una mostra con un'opera sola. Sì, è un'opera sola ma con 28 quadri. Ci sono 28 quadri in questo polittico, davvero eccezionale. Quindi lo metteremo in evidenza e per molti sarà l'occasione di vederla di viso questa opera, perché questa opera l'abbiamo letta, studiata, pubblicata in molti libri di storia dell'arte, ma pochi di noi l'hanno vista personalmente. Vedo tanta gente che sta arrivare, io mi auguro che in questo periodo noi terremo aperta questa mostra tutti i giorni, meno il lunedì, dalle 16.30 alle 19.30. In questo periodo faremo anche dei convegni di carattere scientifico e storico per cercare di attribuire definitivamente, se sarà possibile, l'opera a un artista. Noi siamo convinti che appartiene all'opera di Giuliano da Fano, Giuliano Persiuti da Fano. Molti critici d'arte sono d'accordo su questo, altri pensano altre cose. Sarà il modo anche questo per studiarlo e per farlo vedere. Quindi invito tutti quelli che hanno interesse e passione per la storia, per l'arte, a venire a visitare, se non oggi, che oggi sarà tanta gente, venire a visitarlo con calma nei prossimi giorni. Ovviamente l'ingresso è libero e noi daremo a tutti gli intervenuti una brochure che parlerà proprio di questa opera. Con un'occasione unica, grazie Presidente. Direi che è un'occasione unica, grazie a voi. Citato appunto dal presidente Tombari, il sindaco. Sindaco, buongiorno. Innanzitutto vediamo questa opera che prima era conservata appunto nel suo territorio di Monte San Pietrangeli ed oggi è qua, quindi è scampata, diciamo così, per fortuna dal sisma e tutto nel suo splendore alla Pinacoteca. Di questo non posso che ringraziare il professor Claudio Maggini che ci ha dato l'opportunità di portare all'attenzione della comunità questa opera non di poco valore
Noi purtroppo negli eventi del sisma abbiamo dovuto chiudere la struttura dove era alloggiata, quindi ci eravamo costretti a trovare un'altra location. È capitata l'occasione, giusto appunto di nuovo il ringraziamento a Claudio per questa opportunità che ci ha dato di in primis di portarla a Roma insieme alla mostra con il Comune di Fermo per il Rubens, e da lì poi ci ha dato la possibilità di, sempre con l'aiuto della Garifano, di portarla e metterla in esposizione qui presso questa Pinacoteca. Per noi è una grande opportunità, una grande occasione per far vedere le ricchezze che abbiamo nei nostri territori. E non sono poche, immagino. Questa cosa non è soltanto di Monte San Pietrangeli, anche dei colleghi dei comuni limitrofi che hanno le stesse condizioni, le stesse situazioni. Quindi questo non è altro che un iceberg. Certo. Di quella situazione che si è creata con il terremoto. Ecco, possiamo dire che la vostra terra si sta rialzando, ecco, grazie anche alla solidarietà di tante persone, in questo caso anche della Fondazione Carifano. Sì, questo è vero, perché in ogni caso dà la possibilità di mettere in evidenza e di conservare e valorizzare le ricchezze che abbiamo. Altrimenti ci troveremmo con delle opere nel dimenticatoio, nei magazzini, senza avere poi la possibilità di metterle e di esporle alla cittadinanza o alla comunità. Vuole cogliere l'occasione per offrire una concreta manifestazione di solidarietà e fratellanza con gli abitanti delle zone colpite dal sisma. Professore, si discute sulla paternità di questa opera, qual è il suo parere? Questo è tutto da discutere. In una certa maniera abbiamo fatto questa cosa anche per verificare in concreto e una volta per tutte, se possibile, la paternità. E naturalmente quando il Presidente ha visto fuori della sede abituale quest'opera, in fondo alla stessa si leggeva Giuliano da Fano, dice allora proprio per noi, ha fatto la proposta, la sovrintendenza ha accettato e oggi siamo qua a inaugurarlo con la partecipazione del Vescovo, del Prefetto, di tutto quello che è il gruppo dirigente della città e dell'altro. E ci auguriamo anche molte persone, perché abbiamo l'attività commerciale del mercato proprio ai confini. E se questo fosse una maniera per avvicinare il pubblico, saremmo molto contenti. Grazie. Al collega sindaco Monte San Pietrangeli, Paolo Casanova, lo ringrazio per essere qua con la sua presenza, che è anche una testimonianza a tutte le autorità civili e militari presenti, ai numerosi partecipanti, e quando c'è tanta partecipazione significa che è un'iniziativa sentita, di valore, ed è, penso sia anche per chi organizza, la gratificazione più importante, una presenza così numerosa. Fanno ancora solidale con le terre purtroppo terremotate e in questo caso insomma grande merito della Fondazione Carifano. Sì, è anche un bel modo di fare solidarietà, si unisce la sensibilità e l'attenzione verso una terra ferita e nello stesso tempo è un'occasione per fare della cultura, valorizzare il nostro patrimonio storico-artistico e in questo caso valorizziamo anche un pittore del Cinquecento Fanese, a dimostrazione che abbiamo ancora tanti tesori da scoprire e da valorizzare in questa città. Alla Fondazione un ringraziamento sia per questo evento importante, per questa sua sensibilità, ma anche per le tante attività di cui si rende protagonista nella nostra città. È uno stimolo, è una fondazione che promuove tanti eventi, ma è a fianco anche a tante altre iniziative e direi molte volte anche pungolo e stimolo anche per la stessa amministrazione comunale. Quindi una bella giornata di amicizia, di solidarietà, ma anche una bella giornata di cultura. Fossero queste iniziative verrebbero veramente messe in un magazzino oppure
quindi non posso fare altro che ringraziare di questa occasione, di questa giornata, chi partecipa, a voi presenti, alle autorità, a tutti quelli che ci danno la possibilità di valorizzare queste opere. Il valore più grande della vita è sotto la Natività Maria che consegna al Figlio il bene della vita. Chi te lo dice più questo oggi? E quindi sono veramente contento, mi fa bene anche, fa bene a tutti. Un'opera cinquecentesca che per diverse settimane potrà rimanere qua nella nostra città, nella città di Fano. Sì, chiusa la mostra Rinascimento Segreto, che ha avuto un grande successo, 10.000 biglietti staccati nella sola Fano e in sinergia con Urbino e Pesaro. Abbiamo questa grande opera che arriva da un paesino che nemmeno io conoscevo, penso più perché nell'entroterra di Fermo. Unisce un apporto culturale importante per la nostra città, perché è un'opera, lo vedranno tutti, di grande qualità, ancora un po' misteriosa nell'attribuzione, ma sembra l'apporto anche di Giuliano da Fano, quindi un artista che si è formato qui da noi. Ma poi si dà una mano a Monte San Pietrangeli, che è uno dei paesi colpiti dal terremoto, e questo accordo tra le amministrazioni mi sembra che sia molto civile, bello, celebrato con una grande festa come oggi vediamo nella meravigliosa Pinacoteca di San Domenico, un gesto di speranza e di collaborazione per il futuro. Intanto credo che si tratti di un dipinto importantissimo per la città di Fano, perché riapre gli studi intorno a quegli anni che Fano ha vissuto in modo eccezionale. Devo dire che per me è stata una scoperta eccezionale, perché intanto io sono andato nella città di Monte San Pietrangeli per controllare quell'altro bellissimo gioiello che è la città, che è la chiesa di San Bianco di San Lorenzo, realizzato dal Palladier con i dipinti all'interno del Fontana, Luigi Fontana. Parlare a distanza di poche ore dalla presentazione che ho fatto a Castel San Giovanni, vicino a Piacenza, delle opere d'arte di quella chiesa consacrata, parlando a lungo di quel patrimonio e intersecandolo con una parte del patrimonio più noto tra 600 e 700, tentando anche di rispettare, non dirò il luogo, perché è naturale rispettare le chiese, che sono i luoghi che forse è più frequentato, non tanto per devozione quanto per contemplazione e meditazione. La chiesa alla sera era piena come questa, naturalmente c'è stato gabbio e anche polemica. Lei ha parlato anche di uno spirito quattrocentesco in realtà. Sì, l'opera, quello che abbiamo capito, è databile del primo decennio del Cinquecento e ha uno spirito in cui si vede abbastanza evidentemente la conoscenza di Perugino e di Raffaello e alle spalle Crivelli. Però la composizione è come quella di Crivelli, quindi ha una composizione apolittico, che è quella quattrocentesca. E uno spirito nei volti, nelle figure, nell'aria che tira e soprattutto nella spazialità dei singoli scomparti, che hanno elementi architettonici addirittura nuvole, non è un fondo oro, è uno spazio reale che è diviso, ma artificialmente, perché sostanzialmente è unito e quindi rientra in una dimensione che è più moderna, ed è quello che ho detto. Ora, il pittore a cui io lo sento più vicino, ma non è detto che sia lui, è un pittore che è arrivato anche nelle Marche e che ha toccato Ferrara, Perugia, Toscana, e Viadana in vicino a Mantova, e appunto adesso ogni volta mi esce dalla mente questo bel paese, come si chiama? Monte Cassiano, dove sono stato mille volte tra l'altro, dove c'è una pala d'altare, e si aggiunge che io ne ho uno nella mia collezione, per cui è un pittore che io amo particolarmente, che ho sempre guardato, quando lo guardo, lo interrogo, dico: questo spagnolo arriva in Italia e vede tante meraviglie che in ogni luogo in cui va cerca di prendere qualcosa. Ecco, io sento in questo pittore la stessa ansia e curiosità di
Ioannis Hispanus. Se non è propriamente lui, è certamente un pittore che ha vissuto una cultura e un'esperienza simile a quella. Comunque è giusto l'importanza di non tenere, come diceva, queste opere nei depositi, ma farli diventare un patrimonio pubblico. Questa è una sede privata ma pubblica, che è aperta con una pinacoteca, che l'opera si vede e che il dipinto, pur bellissimo, che sta della chiesa di Castelfiorentino, di Monte San Pietrangelo, ha un disagio attuale per il terremoto, quindi l'opera si è sempre vista andando, per chi vuole andare a vederlo in quella chiesa di San Francesco, ma oggi che c'è il terremoto, vederla qui è, come dire, un soccorso, è come portare una persona in un luogo dove, come portare appunto i disperati del terremoto in un albergo al mare, no? Cioè, finalmente possono, anche se con molta sofferenza, ritrovare una vita normale. Quindi questo dipinto è importante che si possa vedere.